Il santuario della Madonna dell'Arco e il culto popolare attribuitole fa parte dei tre poli della devozione mariana in Campania, insieme alla Madonna del Rosario di Pompei e alla Madonna di Montevergine. L'inizio del culto è legato ad un episodio avvenuto verso la metà del XV secolo. In un campo, posto al confine tra l'attuale Pomigliano d'Arco e Madonna dell'Arco, sorgeva un antico acquedotto romano, i cui archi hanno poi dato il nome alle due località. Era il lunedì dopo la Pasqua. Alcuni giovani giocavano a palla a maglio, molto simile all'odierno gioco delle bocce. Sotto uno degli archi, vicino all'area di gioco, era affrescato un dipinto della Madonna col bambino, quasi nascosto da un vecchio albero di tiglio. Durante la partita, uno dei giocatori sbagliò, perse la palla ed anche la gara. Colto dall'ira, bestemmiando, scagliò la palla verso l'immagine sacra, colpendola al volto, che cominciò a sanguinare. La notizia della Madonna ferita in breve si diffuse in tutto il comprensorio. Il conte di Sarno, che a quel tempo aveva il potere e anche il compito di far rispettare le leggi vigenti, prestato dallo sdegno e dal furore popolare, imbastì un processo e il bestemmiatore fu condannato all'impiccagione. Qualche ora dopo, ancora con il corpo penzolante, l'albero rinsecchì sotto gli occhi di una folla sbigottita. Questo episodio miracoloso segna la nascita del culto della Madonna dell'Arco, che in breve diventa popolare in tutto il meridione d'Italia, attirando sul luogo del prodigio folle di pellegrini. E con le offerte fu eretta la prima cappella a protezione dell'immagine sacra. Circa un secolo dopo avvenne un altro episodio prodigioso. Era ancora il lunedì dopo la Pasqua, giorno dedicato alla Madonna. I fedeli si recavano alla cappella in pellegrinaggio. Fra loro una donna, Aurelia del Prete, portava con sé un ex voto per ringraziare la Madonna della guarigione del marito. Ma presa dall'ira per aver perso un maialino appena comprato, davanti alla chiesetta scagliò a terra l'ex voto, lo calpestò, maledicendo l'immagine sacra e tutti coloro che la veneravano. Poco dopo, però, i suoi piedi cominciarono ad annerirsi e dopo mesi di sofferenze le si staccarono uno dopo l'altro. I piedi, conservati in una gabbietta di ferro, furono esposti a monito nella chiesetta, attirando folle di pellegrini, fedeli e curiosi. E ancora oggi sono visibili nel santuario a lei dedicato. La sacra immagine riprese a sanguinare per diversi giorni nel 1638, poi fu vista circondata di stelle circa 50 anni dopo, fenomeno osservato anche dal Papa Benedetto XIII. Il santuario e l'annesso grandioso convento sono gestiti dai padri domenicani dal 1594. Ma in molte strade e angoli di Napoli e dei paesi campani sorgono edicole, piccole cappelle e chiese dedicate alla Madonna dell'Arco e i fedeli si fanno carico di custodirle e abbellirle in segno di devozione. Ancora oggi, il lunedì dopo la Pasqua, migliaia di fedeli, chiamati battenti o fuienti, vestiti di bianco e ornati da una fascia rosso-azzurro e molti a piedi nudi, convergono presso il santuario con bandiere, labari e offerte raccolte nei mesi precedenti nei rioni e nei quartieri della città.